Aspettate un secondo. Oh, adesso sì che dietro c'è Teopaluse. Ciao a tutti ragazzi, adesso sono tutti in questo episodio. Oggi sono andato su Spyro con Spyro Frontier, ragazzi. È molto probabile che oggi finiremo il primo capitolo. Forse, dipende da quanto sono skillata. Aia, porca vacca, guarda, già mi sono beccato un colpo. Si vede che oggi... Allora, già capito che oggi non sarò tanto skillata, ragazzi. L'ultima volta avevamo completato il secondo mondo, avevamo completato il terzo mondo, avevamo iniziato a completare il quarto mondo. Del quarto mondo oggi completeremo per appunto il quarto mondo, facendo il livello del volo, che eccolo qui, per appunto volo sfrenato. Poi batteremo il quarto boss, che ricordo di chiamarsi Testa di Latta. Infine, poi spero di andare con questa velocità anche a completare il quinto mondo e alla fine arrivare a completare anche il sesto mondo, che da quanto mi ricordo è più piccolo rispetto agli altri mondi, ma probabilmente mi ricordo male io. Allora, adesso pensiamo al livello del volo, che dove probabilmente scleremo, perché questo qui, volo sfrenato, mi sono appena ricordato che cazzo di livello del volo è. Allora, partiamo. Allora, premetto che sto registrando, che praticamente è appena mattina, quindi non... sono... Se vi sentite tipo appena sveglia, perché sono appena sveglia. Allora, adesso sto facendo fuori. Non sto assolutamente andando nell'ordine giusto in cui dovrei andare, comunque sia. Ecco qui altri forzieri. E ho perso. Aspettate un attimo, riprovo perché devo andare in un certo ordine, non posso fare a caso. Non posso andare a caso, quindi adesso vediamo di sistemarci. Allora. Mettiamo uno, aia, no, e vabbè. Tra l'altro, come si è fermato sul pendio, sull'orlo della cascata, non è fisicamente impossibile. Dicevo, se vi sentite appena sveglia è perché sono appena sveglia. Allora, ricordiamo che questi problemi di questi livelli del volo è i comandi. Allora, adesso vediamo di far fuori questi qui. Allora, aspettate un attimo. Ecco, così, all'indietro. All'indietro li prendo di sicuro. Ok, posto. Adesso vediamo di andare a recuperare gli altri pezzi, le altre cose che non mi ricordo più come uscire. No. Ok, eccomi. Mancavano 2 secondi, porca vacca. Aspettate, faccio il recupero, raga. Vai, veloce. Niente! Raga, ce l'ho quasi, ce la posso fare, ragazzi. Oh, 2 assieme, attenzione qua, quanto sono forte. Ecco l'ultimo. Vai, Spyro, vola. No, ecco. Qui è l'uscita. Ok. Allora, adesso qui devo prendere assieme, altrimenti... Ok. Ragazzi, con il ricordo che lì il problema... che palle, ne ho mancato uno, porca vacca, ne ho mancato uno. Adesso completiamo qui la... ecco. Ora mi manca l'ultimo arco che ho
mancato come ho mancato poi. Ole! E il livello devo l'avevo completato. Posto. Adesso possiamo passare al livello del boss. Ritorno al domatore, perfetto. Se oggi sono abbastanza veloce, ragazzi, il primo capitolo riusciamo a completarlo. Il primo gioco, col primo capitolo intendo il primo gioco, il primo titolo possiamo dire anche. Poi la prossima volta che registro finalmente cominceremo i due, lì comincerò ad avere un po' più di familiarità per quanto riguarda le varie cose, perché ricordo che il 2 rispetto all'1 fa 150 passi avanti, cioè fa delle robe che... Allora aggiungo una marea di cose nel 2, ricordo tutti quanti, ovvero Spyro finalmente potrà nuotare in acqua, e questa roba, infatti questa tipo... Potrei andare in acqua, stavo dicendo, infatti sta roba del non poter andare in acqua perché altrimenti è tipo acido solforico. Mi dà troppo fastidio. A meno che noi finalmente potremo nuotare senza temere di morire intossicati. Ok, intanto passiamo alla testa di lata, poi dopo ho aggiunto altre robe, tipo avevo già detto di liberarsi in aria, poi spaccare le robe con le incornate, insomma tutte robe che però acquisiremo non subito ma durante il gioco. Poi dopo il 3 parti H avremo già tutte queste abilità. E allora nel 3 avrò la familiarità al 100%, perché il 3 tra l'altro è quello più simile a Spyro 4 Enter the Dragonfly, che è l'unico gioco che avevo di Spyro da bambina. E che tra l'altro è quello più schifoso di tutti, quindi vedete che culo. Allora, intanto qui vediamo, ci sono da trovare 500 gemme e un drago. Ok, testa di latte, da come potete intuire. Vabbè, è un robot, ve lo dico già, un robot, un po' penoso, però ok. Allora, ste scimmie con le banane, veramente, mi rompono un sacco, ma un sacco. Ma succede a Beata se me l'hanno fatto screare quando mi hanno buttato giù, che ero caduta per 3 volte di fila. Olè, posto. No, aspettate, perché sto usando Sparks? Aspettate. Ah! Qui devo salire da qualche parte per raggiungere. C'è anche una vita lì, tra l'altro. No, devo raggiungerla da un tetto, da uno di questi tetti. La fine della scimmia che l'ho trovata poi prima. Ah, sarà morta, ok. Allora, subito questi. Ma porca troia, ragazzi, ma sono di un'antipatia questi che non potete neanche immaginarlo. Altro che i troll gangster, come li chiamo io, ecco. Ah, posso farli fuori così anche mentre che sta rotolando. Ah, ok. Quello probabilmente è morto. Guarda che anche prima che arrivo mi caricano quei pezzi di merda. Allora sì, devo andare sui tetti, ragazzi. Devo andare sui tetti. Prima... Come solito, ragazzi, un livello non lo abbandono finché non lo completo al 100%. Allora, probabilmente dovrò andare da qualche parte, qui sopra. Allora, aspettate che capisco. Vabbè, daremo un'occhiata dopo e... Intanto diamo questo a fare il drago. Testa di latta è elettrizzato all'idea di incontrarti. Per togliergli corrente attacca i poli di alimentazione. Ecco, da come potete intuire, da quello che ha preso il Sadiki, eccolo qua, testa di latta, un robot. Per farlo fuori dobbiamo far fuori... Aia! Dobbiamo far fuori qui, questi. Ecco, spari fuori al cornato. Aia! Se non fosse per il fatto che mi hanno tolto Sparks, questi pezzi di merda.
Aia, sono morta. Mi ha pure tirato di quelle scimmie antipaticissime addosso. Ok, già si dimostra abbastanza difficilotto. Fortunatamente il gioco appunto da checkpoint. Aia! Proprio quella che ho preso di mira, aia! Proprio quella che ho preso di mira doveva essere quella che lo ricaricava. Vieni qua, caca sotto! Mio Dio! Spara, spara pure! Però non lo vedo perché non sto guardando, non lo sto assolutamente guardando. Sì, vabbè. Olè! Ah, già andato, ok. Pensavo fosse un pochino più di... Pensavo ci fosse una fase... Un terzo, una fase 3, tra parentesi, invece no, ok. Va bene, signor, testa di latta, è stato un piacere conoscerla. Allora, qui c'è il vai a casa, ovviamente ci andiamo dopo a casa. Ah, che pare che ho uno Spax che non posso vedere dove mancano le cose, devo andare ad occhio. C'è un motivo se non sopporto non avere Spax, perché... Come cazzo? Prendo... Come cazzo trovo le gemme? È davvero antipatico non avere Sparks e accogliere così, così te le gemme. Lì attenzione, c'è qualcosa. Come ci arrivo lì, la domanda? La domanda è come ci arrivo sopra. Probabilmente da lì arrivo poi ai tetti e alle varie cose. Che poi, perché la melva verde? Che schifo. Attenzione, c'è qualcosa anche lì però. Oh. No, non arrivo da nessuna parte. Allora, aspetta. Ragazzi, io quando io qui devo capire che altrimenti mi tricchio. Oh! Quelli sono dei gradini o sbaglio? Sì, questi sono proprio dei gradini. Non proprio dei gradini, sono... dei muri aggettanti, però che qui serve una chiave che non ho. Hai ben capito come arrivare qui? Attenzione, qui ci trovo le cose. Vedi, niente, un spario. Bisogna per forza sempre fare il giro due volte dei livelli perché altrimenti non arrivi. No, non c'è niente. Checkpoint, grazie. Oh. Tutto così teoricamente non dovrebbe rispawnare. Gallina. Ecco, così c'ho Sparks di nuovo. Devo solo capire, devo venire qua sopra. Quello cos'è? Quello è un vortice magico? Sì, vabbè. Niente. Ok.
Cioè, a me il boss, non è rispawnato. Sparks mi dice che c'è qualcosa qua. Era il suo capito Sparks, ma... Ah, ci stavo credendo. Quello è un segno magico o è semplicemente un coso del coso? È un coso del coso. Ah, è vero, ma come ci arrivo? La domanda è... Ah, vedi che c'è qualcosa? C'era il vortice magico, non è una cosa del... Ho visto giusto? No, non cadere di sotto, ne ho già avuto abbastanza ieri con la supercarica, ricordo che... Io tutti questi video li registro tipo 4 video in una giornata, poi voi li vedete in 2 al giorno. Ma solito perché collegarmi alla mia linea temporale, come la chiamo io, andatevi a vedere in descrizione la data di quando è stato registrato questo video, che la metto sempre. Allora, adesso che teoricamente qui abbiamo preso tutto, vediamo quante gemme ho. 4,55, ok. Quando premo L3, non solo un push packs mi indica dove sono le altre gemme, ma mi mostra anche dove tutte le robe che ho, il menu, tutto il menu, insomma. Allora, qui dovrebbe esserci, vediamo, 4,68, e là non finisco però. Andiamo là intanto per vediamo. Ah già, giusto, devo, è il forziere che è deficiente. Vita, adesso andiamo da farsi, andiamo al forziere. Checkpoint, grazie. Allora, adesso devo andare di qui, scusate, ecco. Ah, sono poco frettolosa, mi dicono, eh. Qui ragazzi, avere fretta a volte è proprio una cosa, è una maledizione qui voler andare di fretta. No! Una gemma da uno? Ah, eccola qua. Diamanti grezzi. Livello completato 100%, grazie. No, no, ho sbagliato. Andiamo a casa. Olè, e abbiamo completato anche tutto il quarto mondo, il mondo dei domatori. Adesso è il momento di dirigerci. Siamo a 8000 gemme giuste intanto. È il momento di dirigerci al quinto mondo, sperando di completarlo entro oggi. E poi arrivare all'ultimo mondo, che ricordo essere, ricordo, più piccolo, con i livelli insomma più corti rispetto agli altri mondi. Livello completato al 100%. Adesso parliamo con l'aeronauta che è proprio qui a fianco. Oh, mi sento molto meglio ora che sono stati salvati così tanti draghi. Forza, salta su e ti mostrerò il mondo dei tessi sogni. Ah, tessi sogni. Non dicono, non dicono niente gli aeronauti, devi dirci che sta qui. Vabbè, va bene. Tessi sogni. Ecco, qui il mondo dei tessi sogni è il mio secondo mondo per... È il mio secondo mondo preferito, a me ne idea. Bevuto il singhiozzo. Un secondo.
Dicevo, sperando che il singhiozzo sia passato, il mondo di Tessi Sogni è il mio secondo mondo preferito, se non fosse per il fatto che... E c'ha anche tra l'altro i miei amici più strani di sempre, se Tessi Sogni, ecco, guardate lì. Che a partire da Tessi Sogni capite già che i mostri sono già strani. Allora, qui ci sono trovate 3 draghi e 300 gemme. Parto subito. Attenzione, è imbattito... È arrivato un raggio dal nulla. Tanto mi è ritornato Sparks. Grazie. Quei tizi lì con l'armatura sono da rimpicciolire, non mi ricordo come. Intanto qui c'è il primo livello, passo oscuro, va bene. Molto invitante come nome. C'è un cannone, ecco, quel cannone lì, quel che è un cristallo, che rimpicciolisce questi nemici con la corazza. E possiamo colpirli solamente quando sono così. Questi dobbiamo rimpicciolirli noi manualmente con quel coso là. Allora, intanto qui salviamo il primo drago, che in realtà ce ne ha uno anche di là, però ok. Gli scagnozzi di mesti, qui dovrai aspettarti l'inaspettato e prepararti a quello che non c'è. Beh, tutto chi ha castello fluttuante, che è il secondo livello. Comunque qui ci sono dei funghi, parlando di inaspettato, ci sono i funghi che camminano, manco fossero quei di Tortimer di Super Mario. No, non Tortimer, quello è di Animal Crossing. Manco fossero i funghi di Super Mario, ecco. Là c'è l'aeronauta. Allora, così faremo il passo oscuro, poi faremo il castello fluttuante, poi là, dietro questi tizi c'è il livello del volo, se non ricordo male. Jack, qui invece questo è il boss. Questo è il quinto boss e qui giustamente c'è l'aeronauta. E lì c'è, ecco, vedete, volo. Volo qualcosa. Qui c'è l'ultima aeronauta. Il mondo di Nesti non è il posto più gradevole che visiterai. Sei pronto a partire? Stiamo qua. Ok, abbiamo già sbloccato le condizioni per andare all'ultimo mondo, il mondo di Nesti, per appunto, il mondo di Nasty York. In originale veniva chiamato Nasty York, se non sbaglio, che teneva la N, la G davanti alla N. Penso. Oppure no, comunque se lo chiamavano Nasty York, lo chiamo Nasty York. Questi qui vengono colpi inganditi subito, quindi io li dico. Allora, andiamo di qui. Andiamo di qui. Ale, che bello. Ah, ecco chi comanda il coso, vedi? Questo tizio. Ma mi diverto io con questo. No, devo colpire. Ah! Adesso non c'è più il vostro amichetto, proteggervi, rimanete piccoli. Secondo drago. Ciao, Spyro! Gran bel lavoro! Lo sarà quando avrò arrostito quel Nesty Nork. Ecco, ben detto, Spyro. Ah, devo rimpicciolire anche questo tizio, non me ne ho accorto, aspettate un attimo. Qui c'è, attenzione, terzo livello, torri incantate. E qui c'è il terzo drago. Con questo giullaretto che è un coso del tempo.
Wow. Va bene, signor Tiz Folletto. Ci sono ancora i funghi saltellanti. Terzo drago. I babei che incontrerai in questo mondo sono invincibili. Ma questo non vuol dire che tu non debba attaccarli. Niente il contrario. Adesso lì c'è il folletto per la puntata. Non lo tocco più il folletto, ho già visto quello che c'è lì sopra. Andiamo qui piuttosto. Perché ci riporta all'inizio del mondo. Penso che quel vortice, questo vortice qui ci porti direttamente al coso del cannone, penso, No, penso di no, penso che ho sbagliato male. Sono trovato questi due. Ecco. Ecco, qui dietro, come mi ricordavo, qui dietro c'è. Ecco. Si può arrivare da qua al livello del volo. Ecco, con i due folletti. Ecco, volo gelido, quinto livello del volo. Oh. Allora. Io un folletto probabilmente avevo attivato. Ah, ecco un'altra gelida. Grazie, Sparks. Probabilmente lì un'altra. Un folletto avevo attivato. Cosa ha attivato? Questo qua. E cosa c'è qui? Ah, serve per dire passo 1, passo 2, ma no, vabbè, ho fatto direttamente dal secondo. Allora, adesso dobbiamo passare di là dove c'è il tizio gigante. E vedere cosa c'è dentro di lui, perché sicuramente ci sarà qualcosa. Ok, andiamo dove c'è il cannone magico. Ah, lì ci sono tante le forze che mi sono dimenticata di distruggere. Vieni qua, cacasotto! Ecco. Era solo una gemma, che tristezza. Una gemma da uno, intendo. Allora, qui c'è ancora qualcosa, qui devo ancora trovare. Ah, ecco fatto. Livello completato al 100%. Perfetto, adesso direi di partire con il primo livello. Direi di iniziare a completare anche quindi il mondo degli stregoni. Sì, degli stregoni, il mondo dei tessi sogni. Ignoriamo lì il follettino. E dirigiamoci per appunto al primo livello. Passo oscuro.